Quindi è risultato infetta lei e la ragazza. Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Ora comincia. Basta. Ora comincia il Stammi vero vicina. Gioco. Dobbiamo muoverci. Oh, cavolo. Questa è stata tutta la prima parte iniziale di una sorta di tutorial quasi. Ora comincia il gioco vero e proprio. Cioè, ora comincia la storia proprio. Senza. Andiamo di sopra. Da lì forse potremo uscire. Ok, adesso comincia. Avanti, comincia la vera e propria storia. Da qualche parte. Beh, sì, effettivamente l'ambientazione è quella, quindi non è che sia tanto sbagliato. Magari Will Smith si trova da un'altra parte della città e loro si trovano dall'altro lato. Signor Z. Quando c'è l'inizio. Ah, Tess è lì. È lì al centro. Saranno qui molto presto. Fucile da caccia. Ah, le cose si iniziano a fare interessanti, miei cari. Oddio, c'è che qualcuno. Facciamo? Joel. Provo io. Oh oh. Ma sono infetti o sono i soldati? A me sembrano infetti. Tu cerca nel corridoio. Sono i soldati. Dove sei? Sono i soldati. Allora, cerchiamo di muoverci a zig zag per non farci vedere. Perché in realtà potrei sì effettivamente eliminarli. Oh merda. Ok. Lui è qui dentro. No, mi sa che si è fatta vedere. Coprite le uscite. Si è fatta vedere lei. Mi sa. Quindi, cioè, mi possono beccare anche se vedono lei. Oddio. Quindi sì, effettivamente. Cioè, se vedono lei, mi scoprono lo stesso. Questo è un problema. Questo è un grosso problema. Insomma, che sta facendo? Sta girando tondo? Prendete le scale, li faremo uscire. Allora, uno è lì. Uno è qui. Madonna. No! Dai, forza. Che cazzo è successo? È volato quel... Posso tipo sporgermi? Posso solo fare così? Ok.
Pezzo di merda, mi ha fatto il giro. Bella l'intelligenza artificiale comunque. Ok, è lì forse. Bella l'intelligenza artificiale. Ciao, buonanotte, grazie per essere stati con noi. Per infinite spiegazioni, figurati. Ok, quello al massimo. Ok, non penso che ci sia qualcun altro, perché per dirgli avanti Ellie... Stai con me, forza. Altre pilloline. Che cos'erebbero là gli integratori? Ok, non qua non c'è nessuno. No, fatemi vedere come siamo combinati. No, ma ne servono un casino per migliorare. Non pensavo ce ne volessero così tante. Kit ne ho tre, però non mi... No, vabbè, non lo uso il kit ancora, va bene. Sbaglio sempre i tasti, porca troia. Non mi sono ancora abituato ai tasti. Che facciamo? Sono abituato a Final Fantasy 7 ancora. Ok, dobbiamo passare dal salone. Che poi non capisco perché sto... Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Ma ecco, di là ce ne so. Ma dove? Quanti cazzo sono? Allora, di qua non posso passare perché quello mi sgama. Mi vede. Sta venendo di qua però. Rapporto! Tenete le posizioni! Non ti fare vedere, cretina! Qua però adesso mi sgamano, quindi sti cazzi. Ok, avvicinati. Un prefire che non funziona. Brava ragazzina. No cazzo, ancora vivo è quello? What the fuck? Ha una pistola. No, 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 no. Curati che ci arriviamo. Ok. Vabbè, devo premerlo. Scusa, perché non me lo fa cambiare? Ah, ecco. Mi devo abituare. Come l'ho preso. Per giocare col joystick che faccio schifo col joystick, gli ho fatto un headshot. È peccato perché in realtà secondo me avrei potuto sfruttare di più. Ah, devo avere al contrario, devo tenere premuto. Allora, questa è decisamente più forte, quindi preferisco tenere questa.
questo cos'è? Infatti prendilo. Effettivamente ho meno colpi però. Però è più forte. Però è decisamente più forte. Ma non c'è nulla. Ma là ce n'è un altro. Qua ce ne sono altri. Chissà se effettivamente adesso... Cazzo, è pieno. Allora, là ce n'è uno, là ce n'è un altro, ma credo che siano tre in realtà, non sono solo due. No, sono soltanto loro due. Dove sei, merda? Ok, vediamo il giro che fanno. Voglio studiare un attimo il giro che fanno. Potrei distrarli col mattone, buttandolo là sotto e prendendone uno alle spalle, però... Joel, ecco l'uscita. La vedo. Dai, veloce. Figlia di puttana! Perfetto. Ce ne sono altri? Non credo. E poi non capisco il perché i militari diano la caccia a lei, cioè se lei effettivamente può essere la cura, cioè dovrebbe essere nello scopo dei militari, anzi proteggerla. Ci sono delle scale là. Stai giù. Cioè o tipo il governo ci vuole guadagnare sopra e quindi non vuole che la cura effettivamente... Oh. No, eppure non capisco il perché. Ci seguono. Stai giù. Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. C'è un soldato. Ricevuto. Tieni la posizione e attenti i posti. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Lei è Muna? Non ti stavo mettendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Setaccia la zona. Troviamoli e andiamocene prima che arrivino dei clicker. Dove diavolo si è cacciato? Devo stare attento perché... Ok, questo va bene. Perfetto. Lui ha fatto il giro dietro il treno, quindi... Porca merda! Si è fatta vedere la ragazzina. Sì, tre quarti d'ora.
ti vedo. Oh, figo. Ah, è qua. Eccolo. Ok. Pietcolo, grazie per il follow. Gentilissimo. Ok, preso. Non penso ci sia qualcun altro, quindi perfetto. Cioè, erano in due, quindi non credo ce ne sia un altro. Il problema è che qua mi sono rimasti solo 4 colpi. Mi sa che dovrei cambiare arma. Il fucile non lo voglio utilizzare ancora, mi sembra un po' troppo presto. Qua mi sa che devo prendere qualcosa. Forse devo andare di là. Sì, immagino di sì. Facciamo attenzione se in realtà... nuotare. E quindi forse devo fare in modo che l'acqua possa scendere. Cerchio per immergerti. C'è forse un sistema di drenaggio. Perché qua la visibilità è un po' particolare. Ok. Esatto, mi sa che quello è... No, non sono i semafori. Ellie! Sto bene! Ah, lei passa da là. Ah, ok, no, quindi... Quindi io posso passare da questo lato. Scusa, perché non passi anche tu da là allora? Ehi, guarda, funziona ancora. C'è una scala. Forse possiamo usare prendere quella. Cioè, prima me la davi disponibile, ora non me la dai più disponibile. Non capisco. Cioè, vediamo. Nulla di interessante. Quindi vediamo se adesso mi fa prendere quella scala. Cioè, me l'aveva data disponibile per raccoglierla, ora non me l'ha data più.
Cioè, ma mi stai prendendo per il culo? No, non me la fa prendere. Ah, ecco. Possibilmente fa salire. Vediamo se c'è qualcosa sott'acqua, perché non capisco il perché non mi fa interagire. Se provo a salirci, non mi ci fa salire, giustamente. Quindi o la porto da quel lato per un supporto. Se magari non sbatti così, mi fai un favore. Allora, aspetta, fammi vedere. Forse devo fare salire lei. Salta su. Davvero? È lei. Ah, fai attenzione. Ti tengo. Ok. E quindi devo far prendere a lei la scala? Forse adesso posso salire anche io? No. Esatto, devo prendere la scala. Ce l'ho. Ok, perfetto. Ok, quindi mi devo mettere in testa che ci saranno anche questi enigmi dove devo praticamente utilizzare anche lei. Va bene. Non ci avevo pensato di utilizzare lei. Cioè, mi è venuto un flash. Ho detto, ma non è che forse devo utilizzare lei, ma proprio c'ho come ultima spiaggia, perché non sapevo più che pesci prendere. Ok, andiamocene. E fortunatamente ho avuto ragione. Qua non c'è nulla. Ok, ora puoi toglierti la maschera. Ok, ci siamo. Mi sono un attimo perso. Ora ci inizia a credere anche lui. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Quando? Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo.
Poi comunque lei sembra più grande di 14 anni, eh? Almeno per com'è, fisicamente. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Vediamo che ore si sono fatte. Accidenti. Cosa? Mezzanotte e mezza. Niente, oh, solo che... un po' tardino. Non ho mai visto niente del genere. Faccio, ecco. Basta. Parli del bosco? Sì. Non ho mai camminato in un bosco. È fico. Tra l'altro mezz'oretta me la faccio perché mi sta piacendo in realtà, sapete, mi ha preso. Cioè, devo ancora abituarmi ai tasti un attimo così, però ok. Perché non mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Addirittura vecchio. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città, tutti non interi. Non pensavo di essere così vecchio. Fidati. Dai. Ancora vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Posso darla. Comunque, ciao, benvenuto. Ciao, piccolo. Si è più o meno poco dopo la metà del gioco, addirittura già la metà del gioco. What the fuck? Ma veramente? Dura veramente così poco? Cioè, nel senso, cioè, per essere già a metà del gioco, cioè è un'avventura molto molto fast, più o meno. Interessante. Cioè, se considero che ho cominciato alle 9 e già a mezzanotte sono a metà, quanto dura la storia? 6 ore più o meno? 6-7 ore? Sì, vabbè, ovvio, sto facendo. Per adesso sto facendo normale come prima run, cioè ci mancherebbe. Non mi abituo manco ai tasti ancora. Questo è anche vero, perché giustamente la difficoltà più è facile, più giustamente vai avanti. Ehi, guarda! Delle lucciole! Infatti, se veramente poi effettivamente dura così poco, la farò una run più. Scusa, più dura. Per un attimo mi ero distratta. Anche perché per ora voglio godermi la storia, ad essere sincero. Penso che tutti quanti abbiano fatto così, cioè non penso di essere l'unico stronzo a pensarla in questa maniera. Merda. Sì, neanche qui dietro. È chiuso. Ma là c'è qualcosa. Ah, c'è una trave. Usa le assi per attraversare i dislivelli. Dislivello inteso. Forse dall'altro lato. Ok. Dislivello, quindi se parliamo di dislivello dobbiamo andare dall'altro lato. Però il problema è dove effettivamente c'è un dislivello, perché di qua non devo passare. Qua. Di qua lui può scavalcare. Ok. Fatemi vedere un attimo qua cosa c'è. Okay, questo è buono. Questo mi piace. Potenziamento corpo a corpo. Migliora le armi da mischia per uccidere i nemici con un colpo solo. Il potenziamento può essere utilizzato un numero limitato di volte. Perderà efficacia una volta esaurita la resistenza. Richiede forbici, mazza e nastro. Ah no, ok, quindi qua si doveva prendere soltanto questo. Bene.
bene, 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 bene. Allora, fatemi vedere un attimo. Prendi l'asse e appoggiala alla parete. Questa parete la posso appoggiare lì? Ah, la parete di questa casa. No, aspetta, ho sbagliato. Infatti qua posizione. E la posso utilizzare? No. Qua non credo neppure. Ok, aspetta, fammici ragionare un attimo. Allora, io sto... Fammi vedere cosa c'è qua dietro. Che qua dietro non ci possiamo andare. Aspetta, che cos'era? No. Allora, di qua neppure, perché fondamentalmente... Cioè, non ha senso. Mi ha detto che devo utilizzarlo per un dislivello. Quindi qual è effettivamente il dislivello che devo sfruttare? Allora, io sicuramente sta trave la devo portare là sopra, a sto punto, perché devo passare sul tetto per poi scavalcare, giusto? Quindi se io la metto qua, salto sul tetto, la posso prendere perché mi sporge, giusto? Cioè, se io faccio così... Esatto. Quindi prendendola da qua, la posso appoggiare al tetto. Andiamo. Ok. Ok, perfetto. Eh sì, vabbè, ci arrivi prima o poi. Non è quello. Però... Sei tu, Bill. Dove vi incontrate? Eh? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma... No, non c'ero mai stato di persona. Pensavo un po' più difficile, che non ci ho pensato subito a sta cosa. Beh, perché effettivamente sporgendo dal tetto tu la puoi raccogliere. Quindi nel momento in cui tu poi la puoi raccogliere, la posizioni nella parte opposta. Sì, effettivamente era abbastanza semplice, sono io che mi sono un attimo perso nel vuoto. Più che altro perché mi ero concentrato nella parola dislivelli, quindi dislivelli io immaginavo tipo una sorta di pendenza, no? Quindi dovevo sfruttare la pendenza, mentre invece no, dovevo sfruttare il fatto che prendendo l'asse potevo metterla sul tetto. Qua giù. Ma sta attenta, è un bel salto. Sta attento soprattutto. Sta attento. Allora, c'è qualcosa da raccogliere qui? Una bottiglia. Quello cos'è? Il mattone. No, meglio la bottiglia così facciamo casino. Che qua non c'è nulla. Scendiamo. Qui c'è una porta. Apriamola. È quello. Qui dentro. Qui dentro, che c'è qui dentro? Qui c'è un'altra porta. Ci sono arnesi. Le pillole. C'è le pillole. I tonici. Tutto ok? Tu non sai fischiare. Quella parola fischiare, nel frattempo mi sto svaligiando casa. Grazie. Molto interessante.
Promemoria. Procurarsi più pillole. Cercare munizioni extra o solo 3 settimane prima della prossima consegna con Tess. Eh sì, Tess ormai rip. Forbici qua al massimo. Ok, devo andare di là, però vediamo se qua c'è qualcos'altro. Ah no, ma ho fatto il giro? Merda, è incastrata dall'altro lato. Ah, ecco. Ok, perché. Aiutami a salire. Aiutami a salire? No, no, non è una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Vabbè, okay, dai, già le facevi con Tess, lo puoi fare anche con lei, dai. È anche più leggera. Ascolta, eh? Devi solo aprire, ok? Nient'altro. Certo. Ti vola, se ne va. Ciao. Piano. Ok. Ok. Ta-da. Ta-da. Bel lavoro. Grazie. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Una bella macchina. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Scappiamo alla sveglia. Poi andiamo da Tommy. Marlene dice che è tuo fratello. Soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ah, quindi è sopravvissuto, okay, suo fratello? Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Ma qua ci sono un sacco di posti da esplorare. Tipo qua, per esempio, si può salire. Qui si può scendere. Vediamo se c'è qualcosa da raccimolare qua. Esatto. La miniera qua, la miniera d'oro. Poi. Perché devo andare sicuramente là dentro, però non ci voglio andare. Per... Cioè devo andare da quel lato, ma non ci voglio andare. Voglio vedere qua. Cosa c'è, se trovo cose interessanti. Al massimo. Vabbè, ora mi crafto qualcosa. Ok, qua spuntiamo dal retro. Aspetta, vediamo cosa possiamo craftare, visto che ho tutto al massimo. Questo non c'è bisogno. Ok, coltelli. Poi medipack e molotov. Ok. Beh, così possiamo prendere un po' di tutto. Perfetto. C'è altro da prendere? No. Ok. Allora, là sotto. Questo è il classico luogo praticamente dove tu devi. Cioè, è la zona safe dove tu praticamente prendi materiali, ti potenzi. Evacuazione obbligatoria. Ha perso dove? Dove secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo. Ma cosa c'è? Sì, tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Gesù! Porca miseria! Ma che... Che cosa diavolo era? Era... una delle trappole di Bill. Oh, oh. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh... Ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Ecco, vedi, là c'è il filo, quindi quella sarà un'altra trappola. Allora, aspetta, se dobbiamo andare da quel lato, la zona là sopra la posso esplorare. Vediamo se c'è qualcos'altro che devo andare a prendere a questo punto. Perché non corre veloce?
tra l'altro i coltelli sono molto importanti per i clicker. Ehi, guarda. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, 10 di... Li ho sempre trovati così teneri. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. Eh già. Infatti immaginavo che c'era qualcosa o qui o là sopra, però cioè nel senso o qui o là sotto, però là sotto qua posso salirci? No, nope, non si può salire, quindi sti cazzi. Di qua non c'è più niente, ok, possiamo andare. Pure effettivamente mi converrebbe staccare qua in modo tale che poi continuiamo per andare avanti, perché tanto alla fine potrei effettivamente anche staccare qua e continuare la prossima volta, alla fine non è un problema. Anche perché già si è fatta una certa, quindi allora quella è una trappola, ok, allora va bene, mi fermo qua, per quanto posso salvare. Esatto, possiamo salvare. Salviamo qua. Ok, modalità questo non mi interessa. Va bene. Signori, facciamo che per questa sera abbiamo dato. D'altronde è inutile che ce lo spariamo tutto in una volta, visto che comunque a quanto pare, giustamente, grazie alla difficoltà, siamo a metà della storia. Mi piacerebbe comunque continuarla anche più in là. Detto questo, niente, io vi ringrazio, vi auguro una buona notte. Grazie per essere stati con me, grazie ai nuovi follower per essersi uniti al nostro party. E detto questo, niente, io sapete sabato e domenica non sono in live, quindi ci vedremo probabilmente lunedì. Grazie ancora e buonanotte.